Perché dico sempre di stare lontano dalle azioni, dai mercati azionari, dalle aziende che sono in prossimità degli earnings, ovvero quando comunicheranno al mercato quali sono i loro risultati economici, per evitare quello che oggi sarà successo a moltissimi investitori che stavano su Netflix. Netflix, ragazzi, guardate qui che cosa ha combinato. Ieri aveva chiuso il mercato a 362 dollari, ha aperto con un gap del 10% e adesso sta a 322, perdendo praticamente il più del 10%, adesso ve lo dico subito, l'11,11%. Guardate come ha reagito il mercato alla notizia di ieri, appunto degli earnings, nei quali tutti quanti si aspettavano un numero, uno ed uno solo, per quanto riguarda la valutazione della bontà del business model di Netflix, ovvero l'International Subscriber Growth, cioè la crescita delle utenze, degli utenti che si abbonano a Netflix a livello internazionale. Salve a tutti, Marco Casario qui, e oggi voglio di nuovo marcare con questo breve video l'importanza di non far trading, non aprire opzioni quando ci troviamo in prossimità degli earnings, perché ci possiamo esporre a rischi enormi, esattamente come quello che è successo oggi. Netflix, ragazzi, avrebbe dovuto dichiarare una crescita di 5 milioni di utenti globali e invece ha comunicato una crescita di 2,7 milioni, quindi praticamente quasi il 50%, e gli investitori e i trader non hanno per niente preso bene questa notizia. Guardate qua dov'è che è andata ad aprire il prezzo, praticamente ha rotto completamente questa struttura. Guardate, ve la faccio vedere bene, ci metto un bel rettangolo. Ha rotto questa struttura importante dove c'era anche la media a 200 periodi e ha chiuso ancora più in basso. E adesso che cosa può succedere? Perché molti di voi potrebbero pensare: ma adesso Netflix recupererà, tornerà su, andrà a recuperare, tornerà ai massimi. Ragazzi, voi nessuno sa quello che succederà. Quello che posso vedere io è che, rotta questa struttura, qui praticamente il prezzo può tranquillamente andare ad appoggiarsi. Prima c'è la soglia psicologica a 300 e quindi mi segno qui una soglia psicologica importante a 300 dollari. Rotta questa, ce n'è un'altra a 2,79, quindi ci sono ancora ampie possibilità di discesa. Perché Netflix ha perso? Questa poi è la domanda che magari voi come investitori potreste farvi. Perché ha perso questi paid subscribers? E dopo 8 anni, ragazzi, quindi è dal 2011 che non succede qualcosa del genere, e tra l'altro non li ha persi solo a livello globale, ma ne ha persi, pensate, 126.000 solo negli Stati Uniti. E questo è un buon articolo che vedete qua, ci sono i risultati, che spiega quali sono le motivazioni. Ne voglio portare una anch'io. Oltre al prezzo che ha aumentato più volte nell'ultimo periodo, sicuramente c'è una motivazione che è quella della Disney, che gli sta facendo grande concorrenza. Andiamo a vedere il titolo della Disney, che invece guardate qui come macina risultati positivi su risultati positivi. Qua grande accelerata quando c'è stata proprio il diciamo così, l'annuncio dell'ingresso nei streaming service da parte di Disney. Poi c'è stato questo ritracciamento, guardate che nemmeno è arrivato al 38,2 come livello, e poi rotti ancora i massimi e arrivati a 145. Nelle ultime due sessioni scendiamo, ma Disney sta crescendo in maniera forte. Vedete com'è diverso dal grafico di Netflix. Guardate, ve lo faccio rivedere il grafico di Netflix, che vedete nell'ultimo periodo, ragazzi, guardate, torniamo qua. Dopo questi massimi qui a 420 toccati da Netflix, il prezzo è andato verso il basso. Primo impulso ribassista, ritracciamento, e poi ancora, guardate, secondo impulso ribassista, ritracciamento, e poi ancora, ve lo faccio vedere, terzo impulso ribassista. Vedete, tra l'altro, guardate, copia e incolla questa linea, guardate come si è mosso in maniera anche molto armonica. Vedete come gli impulsi ribassisti sono in profondità tutti quanti simili, cambiano solo un po' i ritracciamenti, no? Il primo ritracciamento, per esempio, è andato a toccare il livello 61,8, magari adesso andiamo a vedere il secondo ritracciamento, che è stato più corto, è andato a toccare il livello 0,50 e così via. Ma
praticamente scende il titolo da luglio 2018 fino a dicembre 2018, poi è andata a recuperare, si è posizionato su questa struttura importante che ha agito da resistenza per una, due, tre, quattro, cinque volte, il prezzo è sceso e poi questo gap enorme. Ragazzi, state sempre attenzione se fate trading e fate e opzioni sul mercato azionario quando siete in prossimità degli earnings, perché vi esponete a rischi enormi e non sapete mai il mercato come reagirà, a volte anche ad una notizia positiva sugli earnings, a volte anche ci sono notizie positive eppure il mercato reagisce male, è sempre altamente imprevedibile. Io ne sto alla larga, voi lasciatemi qui sotto un commento, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, un like se questo video vi è piaciuto, ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!